Vediamo un po' come si affronta un problema utilizzando le trasformazioni di Lorentz. Un problema, fra l'altro, non semplicissimo. Allora, leggiamolo insieme. Un'astronave viaggia di moto rettilineo uniforme rispetto alla Terra a velocità V0, 0,7 velocità della luce. Sull'astronave, Luca vede una particella che passa davanti a lui viaggiare alla velocità V'X. 0,5 velocità della luce. Quindi questa particella per Luca, che è sull'astronave, viaggia alla metà della velocità della luce. Con che velocità viaggia la particella per me, che sono sulla Terra? E considerando la Terra ferma a velocità uguale 0? Quindi questa è la situazione che dovremmo descrivere attraverso le trasformazioni di Lorentz. Un attimo solo che io recupero la penna per poter prendere qualche appunto. Arrivo. Allora, eccomi qua. Quindi abbiamo visto insieme la traccia. Allora, vediamo un po' come impostare la risoluzione. Attenzione perché non è un problema semplicissimo, ma voglio farlo con voi passo dopo passo. Allora, intanto qual è la situazione, che mi trovo di fronte? Io sono sul pianeta Terra e il pianeta Terra è rappresentato dal sistema di assi XYZ. Luca è sull'astronave. E l'astronave è rappresentata dal sistema di assi X, Y, X', Y' e Z'. Vedete che l'asse Z coincide con l'asse Z'. Quindi noi stiamo considerando la particella, che è quella pallina viola, in moto rispetto all'asse X, quindi che si muove in maniera rettilinea lungo l'asse X, in modo che non stiamo a considerare la coordinata Y e la coordinata Z. V con 0 rappresenta la velocità dell'astronave e V'X rappresenta la velocità della particella. Punto. Allora, guardiamo un po' che cosa devo considerare. Quindi tutti i primo si riferiscono alla velocità piuttosto che al tempo della particella rispetto a Luca e quindi rispetto all'astronave. Tutto invece le lettere senza pedice si riferiscono al mio sistema di riferimento, cioè al pianeta Terra, che chiaramente io sto ritenendo fermo, mentre l'astronave si muove rispetto al pianeta Terra con una certa velocità che ho chiamato V0, alla quale ho dato anche un valore nei dati. Allora, che cosa devo fare fondamentalmente? Allora, io innanzitutto provo adesso a ricavarmi la velocità V'X secondo le trasformazioni di Lorentz. Allora, vi faccio vedere intanto, ragazzi, che qua utilizziamo per esempio il colore blu. Guardate, qui nel rettangolo blu io adesso ho messo in evidenza le trasformazioni di Lorentz che ho spiegato oggi pomeriggio, anche con il coefficiente gamma e coefficiente beta in realtà non l'ho messo in mezzo qua. Vi ricorderete che negli appunti abbiamo parlato di questo coefficiente gamma, eccolo qua, questo coefficiente gamma, che è uguale a 1 fratto la radice di 1 meno v quadro su c quadro. Riguardate magari la lezione di teoria se c'è qualcosa che non è chiaro, io lì ne ho parlato in maniera molto molto più dettagliata. Queste sono appunto le trasformazioni di Lorentz. La x', la y', la z' e la t'. Ci ricordiamo che in Lorentz anche il tempo subisce una certa trasformazione, perché anche il tempo è relativo. Se io mi voglio calcolare adesso, ragazzi, la v'x, cioè la velocità della particella rispetto a Luca, che è sull'astronave, io devo ragionare secondo il moto rettilineo uniforme, cioè la velocità è uguale allo spazio diviso il tempo, la distanza percorsa diviso l'intervallo di tempo. Ma che cos'è uguale la distanza percorsa? La distanza percorsa è uguale a delta x', perché siamo sull'astronave, e l'intervallo di tempo è uguale a delta t', perché siamo sull'astronave. Delta x' è uguale a x'2 meno x'1 e delta t' sarà t'2 meno t'1, dove x'2, x'1, t'2, t'1 li prenderemo tutti quanti dalle trasformazioni di Lorentz che vedete qui nel quadrato blu. Allora, ragioniamo insieme, facciamo le sostituzioni. Quindi attenzione, sostituiamo adesso, andiamo da qui, da questo uguale,
andiamo sotto a quest'altro uguale. Quindi sostituiamo al posto di x'2, scriverò, guardate, vedete x' a che cosa è uguale? Scriverò gamma x2 meno v0 per t2. Pedice 2, naturalmente, è chiaro. V0, niente, V0 è la velocità dell'astronave rispetto a me sulla Terra che sono fermo. Come scriverò x'1? Stessa cosa, meno gamma x1 meno v0 t1. Punto. Sotto vediamo t'2 e t'1. Devo sfruttare la formula del t' nelle trasformazioni di Lorentz. Quindi scriverò per t'2, scriverò gamma t2 V0 fratto C2 per X2 e per T'1 scriverò gamma T1 meno V0 C quadro, chiaramente qui non è C2 ma è C quadro sotto, V0 fratto C quadro, scusatemi, per X1. Quindi non ho fatto altro, ragazzi, occhio, che sostituire questa roba qua al posto di T'2, questa roba qua al posto di T'1, semplicemente mettendo i pedici alla T. E alla x 2 oppure 1. Stop, finito. Dopodiché è tutta matematica. Guardiamola. Togliamo le parentesi. Anzi, facciamo una cosa. Gamma, 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 gamma. Via gamma. Liberiamoci di gamma. Togliamola davanti perché ci sono due addendi sopra, due addendi sotto. Ognuno c'ha gamma, ci possiamo liberare di gamma. Perfetto. Poi, dopodiché, andiamo avanti. Togliamo le parentesi. X 2 meno v0 t2 meno x1 più v0 t1, perché cambia di segno tutto qua dentro. Sotto t2 meno v0 fratto c quadro x2 meno t1 più v0 fratto c quadro x1. Perfetto, uguale, uguale. Matematica, riordiniamo. Spostiamo questo x1 qua e abbiamo x2 meno x1. Spostiamo questo v0, anzi mettiamo in evidenza v0, abbiamo meno v0 t2 meno t1. È vero perché se metti in evidenza meno v0, questo diventa positivo e questo diventa negativo se metti in evidenza meno v0. Mi raccomando i segni, te prego. Sotto invece che cosa facciamo? Anche qua spostati questo t1 qui, cambialo, cambialo di posto, quindi hai t2 meno t1, metti in evidenza meno v0 fratto c quadro. E fra parentesi ti viene fuori x2 meno x1. Perfetto. Che succede ora? X2 meno x1, che cos'è? Posizione finale meno posizione iniziale nel mio sistema di riferimento, nel sistema di riferimento Terra. Quindi praticamente è delta x. T2 meno t1, che cos'è? L'intervallo di tempo delta t sul pianeta Terra, cioè delta t. Delta t, delta x. Quindi ho x delta x meno v0 delta t fratto delta t meno v0 su c quadro delta x. Ora ragazzi, attenzione, facile. Dividiamo ogni addendo sia al numeratore che al denominatore per delta t. Quindi abbiamo delta x su delta t meno v0 delta t su delta t fratto delta t su delta t meno v0 c quadro delta x su delta t. Lo vedi? Te l'ho scritto qua. Ma che cos'è uguale? Delta x su delta t. Distanza percorsa fratto intervallo di tempo sulla Terra. A v0x. Cioè alla velocità della particella vista dal mio sistema di riferimento, che ti faccio notare è l'incognita. A che cos'è uguale delta t su delta t? 1, quindi meno v0 fratto 1, perché delta t fratto delta t è 1, meno v0 fratto c quadro. Delta x fratto delta t, l'abbiamo detto prima, è vx. Ora, questa formula qua, guarda, è v'x, cioè la velocità della particella nel sistema astronave. Ora, se di questa roba qua, quindi qui hai, te lo scrivo così, qui hai, aspetta che mi faccio un po' di spazio. Come ti ho detto, questi appunti poi io ve li condivido, mi dovete dare l'email e ve li condivido. V' x abbiamo, V' x, facciamo così, facciamo tutta così evidenziata, uguale Vx meno V0 fratto 1 meno V0 su C quadro Vx. Facciamo la, questo praticamente è V' x, ok?
Ok, ah, l'avevo scritto vicino, scusatemi. Sì, l'avevo scritto qui accanto. Ho fatto questa cosa qua, quindi niente, punto. L'avevo già scritto, ecco perché non mi trovavo. Ok, quindi ho scritto due volte la stessa cosa. Va bene. Capita anche ai migliori. Allora, adesso che faccio? Da questa formula qua, che è quella che io mi sono ricavato, mi ricavo v con x, quindi faccio la formula inversa rispetto a v con x. Faccio i calcoletti, ragazzi, vi prego, è una formula inversa e quindi trovo che v con x è uguale a v' x più v0 fratto 1 più v0 su c quadro v' x. Questi dati ce li hai tutti, perché v' x è la velocità della particella rispetto a Luca che è sull'astronave. Te l'abbiamo dato, era 0,5c, v0 era 0,7c, la velocità della luce la conosci, conosci tutto. Ti fai i calcoletti e alla fine scopri che la velocità della particella rispetto a me che sono sul pianeta è maggiore e in particolare è uguale a 0,89c. E questo è il risultato. Come vedete, un problema non semplicissimo. Vi voglio bene, vi mando tanti baci. C'è altro? No? Alla prossima. Ciao ciao!